Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi facciamo un altro bel video. Abbiamo un iPhone X. Ah, scusatemi, prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Se vi piacciono i miei video, fate un clic qua in basso alla vostra destra e potete iscrivervi tranquillamente. Mi raccomando, attivate anche le notifiche, così vi arrivano le notifiche appena posto un video nuovo. Ok? Buona visione, ora partiamo. Abbiamo un iPhone X che si riavvia durante l'utilizzo. Qua abbiamo fatto già alcuni test e allora, aspettate che sposto il manipolo della Minjing. Proviamo un attimo a riaccenderlo sperando che ci sia batteria. Cioè ci sia batteria nel senso che sia carica. Allora, qua stiamo registrando, l'audio c'è, ok. Lo riaccendiamo un attimo che vediamo i panic log, cosa dicono. Ok. Apriamo il nostro programma dei panic log. Abbiamo già provato con un connettore originale, logicamente. Ma abbiamo ancora lo stesso problema. Andiamo a vedere in privacy, analisi miglioramenti, dati analisi. Vediamo panic, qua ce ne sono un pochino. Watchdog timeout. Vediamo un po'. Abbiamo l'ultimo. Dice sempre la stessa cosa. Charging port, facciamo la prova. Facciamo la prova. In teoria dice che si riavvia, andiamo a vedere nei panic. Si riavvia, si riavvia. Ogni 180 secondi, quindi 3 minuti. Proviamo. Proviamo. Vediamo un po'. Anzi, vado a prendere un connettore da provare a sostituire. Vediamo un po'. Se è vero. Che ogni 3 minuti si riavvia. Sappiamo che è un problema comune del connettore di carica. Prende umidità, prende acqua, prende ossido oppure ha qualche componente al suo interno che si danneggia. Sul flat del connettore ci sono resistenze, ci sono alcuni componenti.
Vediamo un po' adesso come reagisce allo scadere dei 3 minuti. Mi sono riproposto di fare qualche video in più su YouTube, sempre a scopo pubblicitario, mi ricordo. Poi, logicamente, chi li vuol vedere è libero di guardarli. Intanto vediamo di trovare un connettore nuovo. Per fare il cambio, dopo. Ma ci siamo, ai 3 minuti, vediamo. Vediamo se si presenta il problema. Io ho letto dalla scheda cliente che ha questo problema. Sembrerebbe di no. Eccolo, è andata. Qualche secondo in più. Adesso io l'ho fatto partire appena ho visto la mela. Magari c'era qualche secondo più di attesa. Ok, proviamo a vedere se è il solito connettore. Ne mettiamo un altro, logicamente volante. Vediamo se si risolve. Facciamo partire ancora. Mi ha aspettato qualche secondo in più. Vediamo adesso cosa fa. Qua è il FSD perché è staccato il flat sopra. Adesso abbiamo tutto staccato, l'audio non si sente, né sopra né sotto. Vediamo se fa la stessa cosa.
Già che ci siamo, facciamo la prova del microfono se funziona. Se questo va bene. Qualcosa che non va. Non parte la registrazione. Sa che c'è anche qualche altro problema qui. Darsi che ci sia l'integrato audio da fare. Comunque, vediamo adesso se si riavvia. Di solito quando non parte la registrazione è qualcosa di audio. Allora, prima di separare la scheda facciamo un ripristino. Adesso si riavvia. Ok, si è riavviato ancora. Quindi c'è qualche problema più grosso qui. Allora. Proviamo a ricollegare l'audio. E facciamo ripristino. E vediamo. Infatti non si sente neanche il suono. Vedete? Niente suono. Qui c'è qualche problema audio. Niente, separiamo la scheda. Vediamo un po' di capire cosa è successo. Qualche problema audio. Andiamo a vedere se riusciamo a capire cos'è. Allora, vediamo tanto se è stata piegata la scheda. Sembra di no. Prepariamo la nostra scheda. Allora, questo manipolo del laser lo spostiamo un attimo.
spostare dall'altra parte, vedo se va meno in piccio. Allora, direi che dovrebbe essere già. Vediamo un po'. Sì. Ok. Adesso gli diamo una pulita e poi lo proviamo con il nostro tool. Ok, allora, puliamo le schede. Io la prima cosa che faccio, perché con la scheda ancora calda, logicamente lo stagno viene assorbito meglio dalla treccia. Ok, diamo una pulita qui. All'integratavolo ce l'abbiamo qui. Ok, adesso facciamo la prova con il nostro socket della Kenly. Vediamo se il problema si risolve. Delle volte è sufficiente solo di saldare i due layer e risaldarli, perché magari c'è qualche pallina, qualche saldatura tra i due layer che non è più, non è più buona, diciamo, non è più. Qua se c'è qualche crepa, qualche distacco di comunicazione dovuta a una pallina deformata, crepata. Magari ha preso un tirotto, una caduta e una di queste saldature si è disconnessa, diciamo. Ok. Abbiamo già verificato che la scheda madre non sia piegata, perché spesso i problemi sono dovuti a questa cosa qua. Questo è un Qualcomm, ok, ci sono altri due integrati audio qui, che sono dei driver, se non ricordo male, per quanto riguarda speaker superiore e speaker inferiore. Adesso facciamo la prova. Con il nostro socket, qui.
proviamo ad attaccare tutto, anche l'audio sopra, così abbiamo. Allora, questo sicuramente va così. L'audio sotto. Allora, qui non riusciamo ad arrivare forse con l'audio sopra, al massimo ne attacchiamo un altro. Per provare. Che vorrei capire se il problema risiede solo in uno dei due speaker o in tutti e due. E dopo tireremo le nostre valutazioni. Ok, ci arriva questo. No, troppo corto. Ne prendiamo uno. Prendiamo uno dalla scatola. Un secondo perché non trovo il sacchetto con gli speaker. Eccoli qua. Eccone qua uno. Lo speaker è saldato, ok. Batteria. E lo accendiamo. Accendiamo con questo. E vediamo se abbiamo risolto i problemi solo con la separazione, ok? Direi che non abbiamo risolto nulla, quindi qua andiamo a fare due o tre misurazioni sull'integrato audio, proviamo la registrazione, non parte, quindi apriamo gli schemi, apriamo gli schemi e andiamo a vedere. Cosa ci può essere che non va? Allora, andiamo a aprire iPhone X e Qualcomm. Il nostro integrato audio è LU4007. Andiamo ad aprire anche gli schemi. Aprire anche gli schemi e vediamo un po' che dice.
Allora, qui abbiamo il codec audio che è l'U4007, ok? Intanto direi di fare alcune misurazioni di attorno e vedere se troviamo magari qualche cosa che non va. Allora, qui sembrerebbe tutto a posto. Andiamo a vedere dallo schema. I microfoni arrivano tutti qua, quindi io escluderei questi, adesso vi dico il perché. Allora, questi qua, comunque un'occhiata gliela diamo lo stesso. Ah, lui 5000, andiamo a vedere cos'è. Trovo perché ho aperto solo la parte sopra. Andiamo a aprire iPhone X Q con full, ok. Ho aperto solo lo schema dell'layer superiore, quindi è per quello che non me lo faceva vedere. Ok, questo è l'amplificatore dello speaker superiore. Ok, questo è l'amplificatore dello speaker inferiore, direi. E cosa ho fatto? Ho chiuso lo schematic, forse sì per errore. Torniamo ad aprire. Questo invece è quello dello speaker inferiore. Ok, quindi non linee, sono, questi qua sono amplificatori, codec li chiamano, scusate, e non mi sembra, non mi ricordo che qua ci siano ingressi per microfoni. I microfoni mi pare che vadano tutti all'integrato audio. Quindi facciamo un controllo rapido anche qui. Se ci sono dei condensatori con dei valori strani. Se non è così, andiamo a sostituire l'integrato audio e poi vediamo che succede.
Direi che è tutto regolare. Niente, andiamo a cambiare questo bel integrato. E poi vediamo cosa si può fare. Isoliamo un po' la CPU per sicurezza. Diamo una pulita. Ok. Ora diamo una controllata anche alle cadute finché ci siamo. Allora, cadute. Chiudiamo qui. Ok, vediamo un po' se c'è qualcosa che non va. Allora, qui, ok. Vabbè, qui abbiamo tutti i all. È inutile che poi andiamo sotto, abbiamo 3,90, va bene, poi andiamo sotto ancora, abbiamo 3,90 anche qui, abbiamo 3,80, va bene, andiamo sotto, abbiamo 7, va benissimo, andiamo a lato e abbiamo 6, va bene. In fondo abbiamo 1,0, 0,5, 0,6, ok. Qui sotto andiamo. Abbiamo un 6, un 3, un 0,3 ancora.
bene, andiamo sotto, abbiamo ancora 0,3, alla E6, la E5 abbiamo 3,89, va bene, la E1 abbiamo 0,64, va bene, alla D1, alla D2 non c'è niente, open line, D4, D5, D6, vediamo cosa c'è, D4, D5 e D6 vanno bene. Andiamo in fondo, la D11 va bene, la C11 è ok, C10, C9, C8, C7, C6, affondato, no, scherzavo, C5, sembra di giocare la battaglia navale, ok, prendiamo il B1, al B4, B4, B5, B6, B7, B8, è vuoto, B9 ci siamo, andiamo sotto, andiamo alla 10, A9, A7, A6, A5, A4, A5, 4 e a 2, direi che ci siamo, ci sono tutti. Adesso andiamo a saldare un integrato nuovo. Vedo queste due qua, devo separarle, devo separarle perché si sono uniti questi. No, non sono proprio uniti, ma le. Allora, prendiamo l'integrato nuovo, 4.700. Andiamo a saldare in quella bella posizione, ok. Pronto, mi sentite ancora? Sì. Ho sentito una periferica agganciare e sganciare e non capivo cos'era. Vabbè, c'era stato un qualche disturbo strano. Allora, ora mettiamo il nostro integrato nuovo. Sembra bello, abbiamo già messo il contrario, lo giriamo, no, andava bene, scusate. Lì. Ok.
E ora facciamo il test, lasciamo raffreddare un attimo. Facciamo la prova di nuovo con il socket. Vediamo se è cambiato qualcosa. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Direi che non è cambiato niente. Quindi i problemi sono più seri. Facciamo un ripristino anche perché ogni tanto, dopo questi interventi, un ripristino male non fa. Ok. Aspettiamo qualche minuto. Aspettiamo qualche minuto e vediamo un po' come dopo il ripristino cosa fa. Diciamo che siamo andati abbastanza tranquilli perché è un problema frequente questo.
Scusate, c'è qualcuno che mi ha suonato. Sono gli scaffali vuoti. Scusate, sono qui. Pronto, pronto? Sì, ci siamo. Allora, aspettiamo il reset. Ma qui abbiamo qualcosa che non va. Vorrei capire cos'è. Adesso possiamo fare anche un controllo, un check su questo connettore. Andiamo a vedere se c'è qualche anomalia. Qui. È il connettore del. Il connettore del. Del dock di ricarica dove c'è anche comunque lo speaker, i microfoni e quant'altro. Può darsi che dovrò fare qualche interruzione perché fra un po' devo aprire il negozio, quindi c'è interruzione nel senso di audio, il video andrà avanti. Pronto, pronto, pronto. Comunque si sente bene. Se io abbasso qui. Va bene. Pronto? 1, 2, 3, prova, prova, prova. Sì, io mi sento bene, voi mi sentite? Sì. Ancora 2 minuti. Finisce il ripristino. Ripeto, solitamente con quell'integrato lì si risolve. Anche perché le cadute c'erano tutte, erano presenti. Condensatori intorno non ho trovato delle problematiche strane.
ricordo che una volta ho avuto un problema anche con questo integrato, lui 5100 che gestisce la vibrazione. Vediamo. Ok. Anche lui una volta mi ha dato un problema di questo genere. Comunque adesso andiamo a fare qualche misurazione sul connettore. Vedete, i microfoni arrivano tutti da qui, quindi vanno tutti qua dentro, questo che non capisco. I microfoni vanno tutti qui, quindi... Non va neppure un microfono. Ma che dice questo? Già ho sentito qualcosa. Delle volte dopo la sostituzione è meglio fare il ripristino, cosa che avevo già fatto prima, logicamente. Cioè, prima di cambiare l'integrato, il ripristino era già stato fatto. Sono Siri, e su. Ciao, sono Siri. Direi che l'audio ora ce l'abbiamo. Proviamo
Memo. Pronto, 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 vedete che funziona. Pronto, pronto. Pronto, scusate, adesso faccio un mini video. Sempre per i social, scusate. Pronto, 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 pronto. Ok, questo. Vediamo anche il riavvio, perché anche questa cosa qua non la devi più fare. Facciamo una cosa. Mettiamo anche, questa è la mia, mettiamo la sua. È una scocca di prova quella là. E mettiamo anche uno speaker superiore che sentiamo come si sente. E facciamo partire il timer dei 3 minuti, vediamo se c'è qualcos'altro che non va. Ok? Ok, un po'. Pronto, 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 pronto. No, ogni tanto guardo la barra del microfono che mi piace vederla. Andiamo in suoni. E vedete che adesso ci siamo con i suoni. Sì, anche quello sopra, ok. Vediamo cosa dice. Aspettiamo i 3 minuti, intanto finisco il post. Devo lasciarlo sempre in funzione, se no non si vede. Adesso non ricordo se senza il tasto accensione, penso che Lix non abbia sto problema, però senza il tasto accensione potrebbe riavviarsi, vediamo.
Ormai ci siamo, i 3 minuti. Incrociamo le dita. Sembrerebbe tutto a posto. Io direi che il video si ferma qui, anche perché tra un po' devo aprire il negozio. Il rebuilding non lo facciamo vedere, tanto l'abbiamo fatto vedere anche altre volte. Questo era un discorso di audio, problemi audio. Questo è tutto, vi ricordo di, se vi piacciono i video, di iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche per ogni video nuovo che arriverà, voi avrete la notifica che vi avverte. È stato un piacere, buona giornata a tutti e buon lavoro.